Buongiorno a tutti gli amici di Occhio Pavese, oggi siamo con il titolare dell'edicola Edi School, Massimiliano Corrini, che ha avuto modo di confrontarsi con alcuni dei suoi clienti che gli avrebbero raccontato di una realizzazione in corso di un'area di sgambamento cane, un'area verde in Piazza Risorgimento. Buongiorno a tutti voi, sì, vi posso confermare perché alcuni clienti, io ho un'attività in cui ricevo tante visite giornaliere, avendo un'edicola a cartoleria, mi hanno detto che hanno visto delle persone che prendevano delle misurazioni dove c'è il parco giochi di Piazza Risorgimento e alla domanda cosa state facendo hanno detto guardi, per conto del comune stiamo prendendo misurazione per realizzare appunto un'area di sgambamento cani, quindi un'area verde adibita ai nostri amici a quattro zampe. Ecco, lei una volta ottenuta questa informazione ha scelto di chiamarci, di contattarci, per quale motivo? Sì, ma ho scelto di chiamarvi perché io vorrei avere una conferma a questa ipotesi, diciamo questa informazione che mi hanno dato i clienti. Oltretutto questa non è una notizia nuova, la richiesta di quest'area di sgambamento, perché era già stata fatta penso un paio d'anni fa forse da una persona che conosco che è Fabio Aquilini, il quale aveva fatto richiesta di queste aree sicuramente utili e richieste dalla popolazione. Ricordiamolo, leader del Movimento Civico Italia del Rispetto, Fabio Aquilini, che ha appena citato. Secondo lei, da cittadino anche, che ovviamente conosce bene questo quartiere, come andrebbe realizzata questa area? Con quali accorgimenti particolari? E a cosa contribuirebbe? La cosa che invece è sicuramente utile è la presenza di un distributore di sacchettini, perché questo potrebbe contribuire a rendere il quartiere un pochino più pulito, magari sotto l'aspetto degli escrementi dei nostri amici a quattro zampe, che purtroppo, poveretti, non è colpa loro, ma è responsabilità dei loro proprietari. Quindi questo responsabilizzerebbe ulteriormente i proprietari a raccogliere gli escrementi dei propri cani. Se non lo dovessero fare, a mio parere, si possono identificare e si può dire di farlo, di sanzionarli. Da portavoce dei cittadini che vivono questo quartiere quotidianamente, cosa si sente di chiedere, al di là dell'area verde, quali bisogni ha questo quartiere oggi? Allora, questo quartiere ha bisogno di ritornare a vivere, quindi le richieste potrebbero essere tante. Una che mi viene in mente è proprio qui alle sue spalle, c'è questo campo in erba che Voghera credo non ce ne siano altri, che potrebbe essere utilizzato e sfruttato un pochino meglio, quindi magari contribuire a far giocare i ragazzi e perché no a portare un po' di movimento, forse rendere un po' più vivibile questa zona del quartiere. Grazie mille. A voi, buona giornata.